Va bene, ciao a tutti signori. Io e il Bisello oggi vi facciamo vedere l'Aviator, la G-Mod di Aviator Mods in collaborazione con Vapor. Giordana, ciao, eh? Ciao. E benvenuti a questa visione dall'alto della Aviator Mods, questo bello scatolino in cartone, box creata in collaborazione con Vapor, Giordana Cipolletta, e abbiamo questa bella confezione in cartone dove ci sono tutte le scritte solite, classiche, all'interno cosa c'è, cosa non c'è, ma andiamo a scoperchiare e andiamo a trovare un primo involucro, chiamiamolo così. Questo qui è il tubo, in se non mi sbaglio dovrebbe essere un tubo in acciaio verniciato per la 18650 con il logo Aviator Mod nella parte superiore. Ci sono delle belle filettature che andranno poi a fissarsi nella parte bassa della box. C'è una catenella, una placchetta con scritto Aviator Mod G-Mod Vapor in stile americano, come se fosse un'etichetta, quelle che vanno a identificare i vari soldati americani. Poi all'interno di quest'altro sacchetto abbiamo la box, al momento con il tubo per alloggiare una 18350. All'interno della confezione troviamo ancora un sacchetto dove poter riporre e portare in giro la propria box e questo dischetto dove potete andare a leggervi, perché è il manuale di istruzioni. Bene, come vi dicevo, questa è una box piccolina, molto molto piccola, con tasto fire e tasto meno e più nella parte frontale. La box ha un software circuitato che arriva ad un'erogazione massima di 60 watt. Come vi ho già detto, in dotazione c'è sia il tubo 18350 che 18650, che va semplicemente svitato in fondo, appoggiato e avvitato. Box realizzata in acciaio e ABS. È un prodotto che devo dire molto molto solido, perché mi piace veramente veramente tanto. Anche il click del tasto è veramente veramente fatto bene. Il pin è un 510 flottante, questo si autoregola. La tazza ospita fino a un massimo di 24 mm, ma io comunque vi consiglio di restare intorno ai 22-23 per quanto riguarda semplicemente il fattore estetico, proprio per come è stata, diciamo, studiata. Sotto, nella parte inferiore, dove vedete questo, chiamiamolo pannello trasparente, perché se non mi sbaglio ha un pannellino in plastica che protegge in plexiglass, che protegge un display OLED da 0,69 pollici. Positivo, come sempre, nella parte bassa, quindi così. Nel frattempo si era accesa, però noi con 5 click la andiamo a spegnere. Peso è di 84 grammi, col tubo da 18650 e 63 grammi con il tubo da 18350, con una batteria da 18650 diventa 80 per 50 per 25, mentre con la 18350 rimane decisamente più corta, quindi invece di essere 80 mm è 50, quindi 50 per 50 per 25. Con 5 click la andiamo ad accendere. Aviator Vapor,
e nel momento in cui le accendiamo abbiamo i watt nella parte vostra, sarà sinistra, il simbolo della carica della batteria, i volt e gli ohm. Premendo tre volte diventa bypass, 1, 2, 3, passa al controllo di temperatura, 1, 2, 3, titanio, 1, 2, 3, e acciaio, 1, 2, 3, e ritorna a volt, quindi molto molto semplice da utilizzare il software. Premendo contemporaneamente i tasti più e meno, andrete a ruotare il display. Andiamo ad inserire il Bishop e ci vediamo dall'alto con la prova di svap. Benissimo, allora io parla tu. Però allora io posso dire che è proprio bella bella, bella bella. Si vede che c'è il tocco di una donna qua, Bella bella. Allora io posso. Ma si vede che c'è il tocco di una donna. Allora io ormai c'ho questa da tempo. Che non mi ricordo, la Sandbox, la Easy. Sandbox è io ce l'ho da tempo, devo dire che mi trovo molto bene, ma l'unica cosa che non mi piace è il tappino aperto e qua non c'è, non è aperto, quindi già solo per questo la prenderei, però non la prendo perché non ne ho voglia, però nel senso ottimo, bellissima questa, proprio bella bella, vai avanti Gisella. Allora cosa posso dirvi, che la box è costruita veramente veramente bene, è molto maneggevole, è comoda da impugnare un po' in tutti i modi, in tutte le maniere come volete utilizzarla. Per quanto riguarda l'erogazione, a me piace perché è una bella erogazione reattiva e al punto giusto. La cosa bella che mi è piaciuta, quindi una nota positiva e che metto davanti a tutto di questa box, è l'erogazione finché la batteria non si scarica. Tante box di questo tipo La tiene, quando arriva in fondo che c'è l'ultima tacchettina che poi vi dice sostituire batteria o batteria scarica, questa box mantiene la stessa erogazione fino in fondo, quindi non sentite il calo del tiro perché sta calando la batteria e quindi il software va a lavorare sull'erogazione. Io la trovo veramente veramente eccezionale come cosa. La batteria la sa diciamo gestire bene, perché io adesso un po' saltuariamente, provando una cosa provando l'altra, ho messo a ricaricare la batteria dopo 4 giorni, quindi magari dura 3-2.5 a chi la usa costantemente tutto il giorno. Buona box, buon prodotto, leggera, bella, e gli mettete sopra quello che volete. Tu bella bella, questa mi piace proprio tanto, e il fatto che non ci sia il buco nella qua come nella Easy è tanta roba, bellissima, una side by side proprio bella bella, bella. Il tubo in acciaio fatto in questo modo, diciamo che ha un altro punto a suo favore, perché quando magari tirate e fate la doppietta e vi esce il fumo, il vapore dal naso, evita di creare la condensa come magari si può formare su una, ma poi qua si crea tutta la sporcizia, cioè poi si tiene in tasca, poi non mi dà tanta sicurezza essendo bucato qua, no? Anche se vabbè non è mai successo niente, però sai, se fosse stato chiuso mi sarebbe piaciuto di più. Comunque molto bella, questa è fatta bene, studiata bene, bella lineare, sì. Possibile cambiare batterie, mi dicevi prima? Sì, si può togliere il tubetto e mettere quello più piccolo per la 18350, magari con un atomizzatore più piccolo, per esempio, che ne so, fai un Millennium Mini che ha il tank da 2 ml invece che questo che ne ha 4, però questo è il Bishop, un'altra cosa, allora magari ci può stare. O come per esempio c'è il Bishop da 2 ml, rimane più basso, più piccolo, mettendo il suo cilindretto che va a tagliare a metà la 18650, può starci, però vi dovete portare dietro delle batterie di riserva, perché la 18350 non ha la durata della 18650, dura molto meno, e quindi magari ce ne va una o due di scorta. Comunque è bel prodottino. Dove la possono trovare? Su Google? La googlano da qualche parte? Googlatela, è già arrivata in parecchi shop italiani, il prezzo è buono, ci sta, è valido per il prodotto, anzi mi sono stupito di quello che costa, però andatela a vedere, cercatelo.
Bello, bello, bel prodotto, mi piace proprio tanto. Bravi, bravi, bravi. Aspettiamo che dovrebbero uscire delle novità, qualcosa ho già visto, penso che cambieranno dei, la colorazione, dovrebbero fare qualcosa di diverso, perché questa è proprio la loro prima, loro primo prodotto. Vedremo, aspettiamo. Io adesso vi dico, seguiteci sui vari social, Instagram, Facebook, fate quello che volete. Bravi, bravi. E boh, cosa vi devo dire? Vi svapo e vi saluto? Sì, ci vediamo alla prossima. E ciao.